Pizzi, buongiorno e benvenuta. E Sara Saccani, che è insegnante della scuola primaria Pezzani e si trova proprio in questo quartiere cittadino, quartiere di Rostanuova. Benvenuta. Grazie. Pintus, abbiamo spesso parlato volentieri delle attività della vostra associazione e avete ospitato anche una delegazione di giapponesi a cui avete raccontato un po' le varie iniziative e anche, immagino, del parco senza nome. Ma guarda, un giorno abbiamo ricevuto un'email che iniziava, mi chiamo Satoko, e io l'ho cancellata perché mi sembrava un fake. Dopo alcune settimane ha insistito e la verità era che un'associazione giapponese che si chiama The Dialogue stava organizzando un viaggio a Milano, Reggio e Modena. Hanno fatto uno studio su progetti di cittadinanza attiva e partecipazione interessanti e l'email diceva proprio: siamo affascinati da questo progetto del parco senza nome e degli alberi di Natale, e così abbiamo organizzato un pomeriggio alla scuola Pezzani, che ha sempre ospitato e che ospita le documentazioni di questi progetti ed ha partecipato alla realizzazione di questi progetti attraverso gli insegnanti e il lavoro dei genitori nonché dei bambini, e quindi abbiamo passato 5 ore con un gruppo di insegnanti e architetti giapponesi a raccontare delle nostre piccole cose che però affascinano anche in Oriente. Affascinano, intanto stiamo vedendo proprio le immagini che documentano questa visita, affascinano, sono piccole cose però Saccani, sono importanti per la vita poi cittadina, una vita che è fatta anche di relazioni tra appunto la scuola, l'associazione, il comune, il quartiere. Cosa avete raccontato a questa delegazione? Abbiamo raccontato il percorso che abbiamo fatto a scuola con i ragazzi, è stata un'esperienza molto interessante e significativa, ha permesso ai ragazzi di conoscere meglio il parco, il quartiere in cui è inserita la scuola, e non solo, gli ha permesso di fare un'esperienza di cittadinanza attiva e democratica. Infatti il percorso si è strutturato fondamentalmente in 3 momenti: la conoscenza del parco, per cui l'esplorazione, la visita al parco, e non essendo tutti i bimbi che frequentano la scuola del quartiere era necessario anche fare questo pezzo del lavoro, e poi dopo una ricerca sui vari parchi della città, i loro nomi, le motivazioni per cui i nomi dei parchi sono quelli e sono stati scelti quelli, e infine le nostre proposte, che poi sono state messe insieme a tutte le altre proposte del quartiere per la votazione finale. E per i ragazzi effettivamente è stata un'esperienza di cittadinanza attiva e un'esperienza di democrazia molto interessante, e gli ha permesso di riflettere sul fatto che per poter esprimere quelle che sono le proprie idee, i propri pensieri, è necessario darsi da fare e mettersi in gioco in prima persona, e quanto sia importante appunto partecipare alla vita del quartiere, della città in cui si vive. È importante e anche divertente, insomma, perché sì, è stato molto. Tanto stiamo vedendo anche le immagini di quando è stato inaugurato, insomma, il parco senza nome, e tra l'altro che poi naturalmente da quel momento ha continuato a vivere, a essere partecipato delle vostre iniziative. Vedo che lei ha una pubblicazione dedicata al parco senza nome, quindi avete comunque costruito, pensato anche iniziative che andassero oltre quella bella iniziativa che vi aveva coinvolto. Sì, intanto mi fa piacere ricordare che la targa del Parco Senza Nome raccoglie una filastrocca scritta dai bambini della Pezzani, e ritrovata un po' casualmente questa filastrocca. E questo un po' ci ricorda sempre lo spirito delle iniziative. Tu dicevi divertimento, noi quando sono arrivati i giapponesi abbiamo detto, boh, la domanda, ma perché lo fate? E un po' spiazzati alla fine abbiamo detto per divertirci, loro non riuscivano a capire bene di cosa stavamo parlando, anche non sapevano bene come tradurre cittadinanza ma neanche divertimento, e infatti continuiamo a organizzare delle cose, anticipo per esempio ci saranno credo il 15 settembre la compagnia Teatro delle Brame, che lancerà un progetto di teatro di comunità proprio nel parco, quindi diventa un teatro naturale, una nostra piazza verde in cui organizzare tante cose con questo spirito conviviale a misura d'uomo e per divertirci. Per divertire, ma quindi i giapponesi hanno detto che torneranno, erano così incuriositi anche nel capire lo spirito un po' di questa vostra iniziativa. Hanno detto che torneranno e magari proveremo anche noi andare a trovarli lì in qualche modo, insomma, senz'altro l'idea di costruire dei micro progetti a nostra misura
è nei nostri pensieri, nelle nostre intenzioni. Però penso che sia molto bello questo fatto, cioè la vostra associazione è molto radicata nel quartiere, che però riesce a suscitare l'interesse dall'altra parte del mondo e a fare comunque dei progetti. Io sono sicura che da questa visita nasceranno delle cose che vi porteranno appunto in Giappone, come ipotizzavi anche tu. Sì, abbiamo l'abitudine di raccontarci, ricordarci, documentare le cose, e piccole cose che generano altre cose. Infatti questa associazione ci ha trovato su Facebook, infatti io ho detto, vedete, non curiamo neanche molto la pagina Facebook, ma qualcuno la guarda. E infatti adesso stiamo un po' lavorando anche a una redazione di quartiere, una piattaforma. Beh, diciamo però che avete anche un sito internet che è molto ben fatto, dove poi mettete anche delle testimonianze filmate, delle storie, insomma in realtà fate delle cose anche molto... Sì, è viawibiki.it, i filmati che vedete sono fatti da Alti Yaupai, che è un padre della Pezzani. Cioè, l'idea di questa piattaforma è di coinvolgere noi stessi, le persone che vivono il quartiere, che vivono la scuola, in costruzione di contenuti. Saccani, è finita la scuola naturalmente, però immagino che state già pensando ai prossimi progetti che partiranno da settembre. Sì, abbiamo già delle idee, anche insomma ne abbiamo insieme. Parlato con certo, sicuramente sempre insieme. Sempre insieme, bene, allora ci sono delle iniziative Pintus in questi giorni che promuovete, mi pare il 30 giugno, se non mi ricordo male, di aver letto sulla vostra bacheca. Alcune cose e fate, sì, sì, proseguite. Stiamo facendo un po' di cose. Adesso stiamo molto concentrandoci sulla piattaforma e lo sviluppo di questo progetto teatrale, ma per saperlo dovete andare a vedere il sito. Ecco, grazie. Allora andremo tutti a vedere il sito e naturalmente seguiremo le attività dell'associazione di Bischi, anche della scuola primaria Pezzani. Magari all'apertura di Buongiorno Reggio potremmo tornare da voi, come già avevamo fatto in passato, quindi per iniziare l'anno scolastico un po' insieme. Grazie, grazie per essere stati con noi. Adesso cambio argomento, vi parlo di un